Ormai lo avete capito, quando vedo i cani non capisco più niente. Per fortuna Soft Dev è stato rapidissimo e ha riconosciuto Final Fantasy XIV, ma complimenti anche all'Unic per aver specificato Endwalker. Vi ringrazio poi a tutti quanti per i Doge Meme, sono fiero di voi. E la risposta di Voz la prendo come rappresentante della Doggo Wave. Bravi tutti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, sempre più in ritardo, ma senza mai sentirsi in colpa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché discuteremo dell'ultima aggiunta su NSO a tema Pokémon che in realtà nasconde l'arrivo di un altro titolo. Commenteremo le nuove indiscrezioni riguardanti il futuro di GoldenEye e anche l'ultimo leak relativo al catalogo del PlayStation Plus, in particolare dei suoi due livelli più costosi. Tanta roba, ma prima di iniziare, come al solito, vi invito ad assumere una faccia scioccata e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com, la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e inizierei la settimana con una nota positiva. Anche se non si tratta di numeri da record, la remaster di Chronoa sembra essere partita col piede giusto. Infatti i dati di vendita nel Regno Unito parlano chiaro. Il debutto di Chronoa è stato tutto sommato positivo, tanto da guadagnarsi la posizione di mezzo nella top 10 dei giochi più venduti. Più della metà di queste copie sono tutte della versione Switch, che nonostante il downgrade grafico si conferma ancora una volta come la macchina preferita da molti giocatori per questo tipo di giochi. Anche le altre posizioni sono degne di nota, ci sono i soliti nomi Switch, ma la vetta è occupata da F1 22 e Horizon Forbidden West, che grazie al bundle con PS5 inizia finalmente a ricevere l'attenzione che si merita. Unica nota stonata? Beh, Mario Strikers è sceso in 11ª posizione. Nintendo, secondo me, non deve far assolutamente morire l'entusiasmo attorno al titolo, che tirino fuori al più presto i contenuti aggiuntivi. Ma quanto è bello il set Lego di Bowser, è la roba più metal che vedrete questi giorni e l'ennesima collaborazione tra Lego e Nintendo alza nuovamente l'asticella della qualità per quanto riguarda questi improbabili crossover. Si tratta di una costruzione gigantesca che poi può anche interagire con gli altri set del Regno dei Funghi. Unico problema? Il prezzo. Quasi 270 euro, roba che con la stessa cifra vi comprate una serie S o una Switch in offerta. Immagino che per i collezionisti Lego sia un set da avere assolutamente, per tutti gli altri non lo so. Anche se con molto ritardo, finalmente è stata annunciata la versione fisica per Psychonauts 2, un platform geniale e per me uno dei migliori giochi dell'anno scorso. La buona notizia è che avremo accesso a una doppia versione il 27 settembre al prezzo di $70 e immagino con un equivalente di 70 euro. Ci sarà la Mother Lobe Edition, che è una sorta di edizione standard con qualche extra come cartoline, stickers e cover reversibile. Ma è la Collector's Edition ad opera di IM8Bit che sembra veramente spettacolare. Al prezzo di $129, non poco, includerà numerosi extra e collezionabili, tra cui entrambi gli Psychonauts su disco. Voi poracci farete la follia e recupererete l'edizione fisica di questo giocone ad opera di Double Fine? E chiudiamo questo primo spazio con una segnalazione. Una autosegnalazione. È uscita infatti la prima combat demo di Crownsworn, quello che è un po' il seguito spirituale di Hollow Knight. Al momento la beta è disponibile solo ai finanziatori del progetto Kickstarter, ma avendo contribuito con orgoglio, vi invito questa sera in live sul sito Viola. Discuteremo dal vivo delle notizie del giorno e daremo un'occhiata anche a questa breve ma promettente demo. Non mancate! Va bene, passiamo alle notizie del giorno e, tanto per cambiare, venerdì scorso Nintendo ha deciso di cogliere tutti quanti di sorpresa con un annuncio inaspettato, ma di cui poi alla fine tutti quanti ci siamo un po' chiesti. Ma ce n'era veramente bisogno? Pokémon Puzzle League arriverà su NSO a partire dal prossimo venerdì, ma in realtà questa mossa nasconde un'intenzione ben precisa. L'arrivo di Puzzle League ha colto un po' tutti di sorpresa perché il mese scorso ci eravamo lasciati con quello che era l'ultimo titolo della roadmap presentata da Nintendo per quanto
quanto riguarda i giochi Nintendo 64 su NSO. Dopo Pokémon Snap c'era il vuoto più totale e mai mi sarei immaginato che il mese successivo sarebbe stato colmato da un altro spin-off della serie dei mostriciattoli tascabili. In realtà non si tratta di certo di un'aggiunta da strapparsi i capelli. Pokémon Puzzle League è un buon puzzle game alla Panel de Pon che integra in modo carino la licenza dei Pokémon. Certo, immagino che vedere un full motion video in apertura 20 anni fa avesse tutto un altro tipo di impatto e probabilmente oggi non ci troviamo di fronte a un gioco invecchiato benissimo, però oddio, forse lo preferisco comunque a Pokémon Snap. Comunque in realtà questa mossa apparentemente casuale da parte di Nintendo ha una sua logica. La grande N aveva infatti bisogno di un clamoroso tappabuchi per rimettersi in linea con la roadmap giapponese, che in realtà aveva ancora due titoli annunciati da pubblicare, ovvero i due Custom Robo. Si tratta di una serie relativamente sconosciuta qui in Occidente, se non per il rarissimo episodio uscito per GameCube, tanto che i titoli Nintendo 64 non sono mai usciti dal Giappone, per questo la decisione di tenerli ancorati anche su Switch all'interno del suolo nipponico. Si tratta in realtà di action RPG molto interessanti e volendo si può scaricare la versione orientale dell'app per provare questa offerta esclusiva del pacchetto aggiuntivo, ma buona fortuna a leggere i menu giapponesi. In ogni caso, noi ci becchiamo Puzzle League e in Giappone i Custom Robo. Adesso però le roadmap sono veramente finite e dal mese prossimo non sappiamo cosa aspettarci. Secondo voi che gioco tirerà fuori dal cilindro Nintendo? Solo risposte sbagliate. E intanto si mette male per il remake remaster di 007 GoldenEye. Sì, di nuovo. E non so voi, ma io ormai sto veramente perdendo le speranze. Un mese fa sembrava che la situazione di stallo, durata più di un decennio, fosse pronta per essere sbloccata. La tanto attesa remaster di 007 GoldenEye, progettata inizialmente per Xbox 360, completata ma mai pubblicata per problemi di rivendicazioni di copyright tra MGM, Microsoft e Nintendo, sembrava potesse essere annunciata da un momento all'altro, tanto che tra i leak e gli stessi impiegati Rare, che erano stati colti in flagrante mentre sbloccavano gli obiettivi del gioco, era data per certa la presenza del titolo alla Summer Game Fest. Eppure così non è stato e l'attenzione intorno al gioco sembra essersi dissolta nuovamente in un nulla di fatto. Secondo Grab, interrogato su Twitter da un utente, il progetto sarebbe stato messo in una nuova fase di stop indefinito a causa della guerra in Ucraina. La trama e il gameplay di GoldenEye sarebbero state ritenute inopportune e facilmente ricollegabili agli scenari bellici di questi mesi. Una sfiga clamorosa, insomma, la stessa sorte che è toccata anche Advance Wars, altro titolo bloccato ormai da un annetto in un limbo senza uscita. A prescindere dal fatto che riteniate opportuna o meno una decisione del genere, e si è capito che i grandi publisher non vogliono assumersi nessun tipo di rischio in questo periodo storico, secondo voi riusciremo mai a vedere questa benedetta remaster di GoldenEye? E chiudiamo poracci con l'ennesimo leak, questa volta però riguardante i due tier più costosi del nuovo PlayStation Plus. Il nuovo servizio non è che sia stato proprio in grado di convincere tutti quanti. Diciamo che la base per creare un'ottima infrastruttura c'è tutta, ma per il costo che ha, i vari cataloghi che compongono l'offerta non sono abbastanza sviluppati, soprattutto se prendiamo i 120 euro annuali del premium come punto di riferimento. Comunque, un utente di Resetira, Blackbait, che ha alle spalle uno storico di prediction corrette, ha reso noto i titoli dei potenziali giochi di luglio che saranno disponibili agli abbonati a livello extra e premium del nuovo Plus. Oltre a Stray, già confermato come titolo al Day One quando uscirà il 19 luglio, e fosse in voi terrei d'occhio questo gioco perché promette benissimo, per Blackbait saranno aggiunti anche i seguenti titoli: Saints Row 4, una marea infinita di Assassin's Creed vecchio stampo, tra cui il 4 e la Ezio Collection, ma soprattutto la versione next gen di Final Fantasy VII Remake, ovvero la Intergrade, a cui verrà abbinato anche il DLC di Yuffie, Intermission. E per me qui le cose iniziano a farsi interessanti. Godo come un riccio che si schiude per non aver ancora comprato Intergrade, ma soprattutto vedere Stray lì mi fa molto effetto Game Pass, con le dovute proporzioni, ma non trovate? Ah, visto che ci siete, vi siete abbonati al nuovo Plus? E in caso a quale tier? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo o questa sera, fra pochissimo, sul sito Viola per una live dove continueremo a discutere delle notizie del TG Poro dal vivo e proveremo anche la combat demo di Crownsworn, altrimenti l'appuntamento rimane come al solito a domani con un nuovo video, nuovo shorts e tante altre cose poracci al 100%.
Poi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Puzzle, Michele Lig. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Guarda, non so se te l'hanno detto, ma non sei a fuoco.